Daniele Donati, Presidente del Comitato Scientifico del Piano Strategico Metropolitano. Buonasera, grazie di essere qui, così numerosi. Spetta a me il piacere di aprire questo forum, questa giornata, questo incontro. Visto che abbiamo tempi ristrettissimi, comincio a restringere me stesso e poi uso poche parole, non faccio i convenevoli di saluto e vado direttamente sul punto. La giornata di oggi è, non solo a mio parere, oggettivamente, una giornata di svolta. È una svolta per la città metropolitana, è una svolta per tutte le amministrazioni locali di questo territorio ed è una svolta per tutta la comunità. Adesso cerco di spiegarmi meglio. Neanche 3 anni fa, in questa stessa sala, abbiamo firmato un patto metropolitano. Il patto metropolitano che racchiudeva i 67 progetti del primo piano strategico metropolitano, il primo piano metropolitano in Italia. L'hanno firmato i 34 membri del comitato promotore Bologna 2021 e l'hanno firmato 104 associazioni. Oggi di quei progetti possiamo dire che il 70% è in corso di attuazione. 49 su 67 hanno preso il volo, hanno cominciato a muoversi. Ve ne ricordo alcuni: la reinterpretazione dell'Appennino come valle dell'arte e della scienza, il rafforzamento della manifattura bolognese che ha portato a un aumento del dinamismo imprenditoriale nel settore del 6,3%, anche questo è un caso unico in Italia, la costruzione della grande ciclovia da Berlino a Malta che attraverserà il nostro territorio, l'efficientamento del servizio ferroviario metropolitano e altri ancora. Davvero non voglio perdere tempo e voglio andare al dunque. Queste sono le cose che abbiamo cominciato a costruire sulla base del primo piano strategico, però è successo qualcosa. Con la legge 56 del 2014, quella che viene generalmente rubricata col nome del ministro che oggi ci onorerà qui con la sua presenza, la legge Delrio, è nata la città metropolitana e questo ha cambiato profondamente il senso del nostro lavoro. Perché? Perché con l'istituzione delle 10 città metropolitane si è affermata un'idea diversa del governo dell'area vasta, che doveva diventare rappresentativo di tutti i comuni, di tutta la comunità, caratterizzata da una struttura federante e dal metodo collaborativo. La nuova città metropolitana si candida ad essere interlocutore diretto dello Stato e delle realtà internazionali, sto dicendovi in prosa quello che dice la legge, non sto inventando, ad essere il centro propulsore degli interi sistemi regionali in cui le città metropolitane si trovano e a essere il luogo di sostegno per le politiche locali e anche di mediazione fra quelli che sono gli interessi particolari che si trovano su quei territori. Ora, per rendere possibile questo obiettivo, la legge Delrio, la legge 56/2014, ha previsto che la prima funzione fondamentale delle città metropolitane fosse l'adozione di un piano strategico. Un piano strategico che la legge caratterizza in modo molto deciso, è la prima volta che lo fa. Era un piano strategico, deve essere un piano strategico di altissima amministrazione, è adottato obbligatoriamente questa volta dal Consiglio metropolitano e, dice ancora la legge, al valore di atto di indirizzo, non solo per l'esercizio delle funzioni della città metropolitana, ma anche per l'esercizio delle funzioni di tutti gli enti locali che sorgono su questo territorio. Quindi, il piano strategico di cui parliamo oggi, che cominciamo a costruire oggi, ha un valore completamente diverso dal passato. Non è più un patto che aveva un valore fondamentale, ha ancora un valore fondamentale per noi, ma che resta essenzialmente simbolico. Adesso si tratta di una vera e propria determinazione della città metropolitana che deve accompagnare, sostenere, ma anche condizionare quella degli enti locali. In sostanza, quello che la legge Delrio ci propone è una scommessa. Una scommessa su che cosa? Sulla nostra capacità di disegnare ciò che noi vorremmo essere nel futuro, e ci dota, la legge stessa, di una flessibilità e di una capacità di differenziazione senza precedenti. Questo ci spinge a rivedere diverse cose, ci spinge a rivedere il metodo di governo, il sistema delle relazioni con il livello locale, ci
ci spinge a ripensare naturalmente il ruolo delle istituzioni metropolitane, la loro struttura organizzativa e direi soprattutto, ed è questo il motivo per cui siamo qua, i meccanismi decisionali. Io credo che il nuovo piano strategico, le nuove città metropolitane, grazie ai nuovi piani strategici, costituiscano la risposta a quel bisogno che oggi c'è, ed è un bisogno senza precedenti, di amministrazione pubblica locale, di amministrazione pubblica locale forte e autorevole, efficiente, semplice. Dovendo procedere, dovendo ripartire quindi a neanche 3 anni per una nuova pianificazione strategica, abbiamo assunto 3 decisioni, direi di metodo e di merito. La prima, perché questo piano strategico fosse forte, solido, condiviso, occorreva che a monte ci fosse un atto di indirizzo politico altrettanto forte, preciso e chiaro. È il documento che avete oggi fra le mani. Questo presentiamo oggi, l'indirizzo politico che guiderà la prossima pianificazione strategica, l'atto politico che dà il via alla pianificazione strategica numero 2. Poi, per dimostrare che Bologna voleva porsi come centro propulsore dell'intero sistema regionale in coordinamento, in armonia con gli altri territori, ad esempio con quei territori provinciali che conoscono via via una crescita di importanza ma un calo di rilievo istituzionale, abbiamo ottenuto anche qui, primi in Italia, un'intesa quadro tra la città metropolitana e la regione, che si è detta disponibile a rivedere, definendo lo specifico ruolo della città metropolitana, alcune sue leggi di settore. Il terzo punto, il terzo elemento, diciamo, di metodo che abbiamo deciso per procedere in questa direzione è stato che se la geografia che ci veniva consegnata dalla legge era una geografia debole, la città metropolitana uguale alla provincia, noi dovevamo puntare invece su quella che era la nostra forza, cioè la geografia amministrativa. Questo territorio è l'unico in Italia ad avere un'organizzazione per unioni e con un circondario forti, efficienti, capaci di svolgere molte funzioni. Su queste unioni noi ci siamo basati. Abbiamo pensato di costruire l'atto di indirizzo che avrebbe condizionato tutti, sentendo tutti. Per questo abbiamo dato via a un ciclo di incontri che si è chiamato La Voce delle Unioni. È stato un ciclo che si è svolto fra il gennaio e il febbraio di quest'anno, subito dopo l'accordo con la Regione. Allora, in questi 6 incontri noi abbiamo sentito oltre 100 relatori, hanno partecipato ben oltre 1000 persone. E noi da questi incontri, come vi faceva vedere il video, abbiamo raccolto le parole, le vocazioni, i punti di forza, le debolezze, i bisogni dei territori. E il tentativo che abbiamo fatto, che trovate fra le vostre mani, quel documento di indirizzo che avete lì, è la sintesi, è la raccolta di queste voci. E rispetto a tutte le voci che abbiamo sentito, deve essere ben chiaro, abbiamo fatto delle scelte. Siamo stati guidati in questo, abbiamo cercato delle fondamenta, abbiamo cercato i criteri di sintesi e i criteri di sintesi sono stati questi. Uno, da una parte i contenuti del primo piano strategico, perché il primo piano strategico vive ancora, anzi nel prossimo piano strategico quei contenuti saranno ripresi e rafforzati, ampliati. Due, naturalmente l'intesa con la Regione Emilia-Romagna per noi è determinante. Così come però sono determinanti anche gli altri atti che abbiamo messo in piedi come città metropolitana in questo primo anno di vita. Faccio riferimento per tutti al fondamentale patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, che sta già dando frutti molto consistenti. E infine, è importante dirlo, abbiamo seguito le indicazioni e le prospettive dell'ultima stagione dei finanziamenti europei, statali e regionali. Questo lo voglio dire con chiarezza, perché mi è toccato per tanto tempo dire che eravamo a costo zero. Questa volta non siamo a costo zero. Questa volta andiamo sulla traccia dei finanziamenti. Ora, io non anticiperò i contenuti, perché i contenuti sono della politica ed è giusto che sia la politica a raccontarveli. Però lasciate che vi dia, vorrei dire, le chiavi di lettura, i valori che sono emersi sempre e costantemente da tutti gli incontri che abbiamo fatto, da tutte le voci che abbiamo ascoltato. La richiesta è quella
di un territorio che è consapevole della propria tradizione ma si sa aprire all'altro da sé, più aperto al mondo e più attrattivo del mondo. 5, direi, le ricorrenze in questo senso. Una che secondo me, la prima che secondo me è determinante, è che un valore che ci ha guidato è la qualità della vita dei cittadini in ogni sua dimensione. Badate, non il cittadino quando è automobilista, quando è consumatore, quando è padre, quando è madre. Il cittadino come soggetto titolari di diritti. La cittadinanza è il diritto di avere diritti e noi vorremmo che ci fossero cittadini metropolitani. 2. La relazione, la continuità fra l'istruzione, la ricerca e la manifattura. Quella della manifattura è stata una scelta del primo piano strategico e quello che funziona, quello che è speciale in questo territorio è la connessione con gli altri ambiti, quello della scuola e quello dell'università. 3. Il rafforzamento di una mobilità veloce e sostenibile. Questo territorio, tutto questo territorio, ha chiesto di essere più vicino. Voi sapete quanto cambia la percezione delle distanze, quanto ci cambia nella percezione della vita che svolgiamo su un certo territorio. Bene, questa è stata una richiesta che è venuta da tutti i territori, immancabilmente, che noi accompagniamo però con il criterio della sostenibilità. 4. Una nuova idea di rigenerazione urbana, senza sprecare territorio, senza abbandonare edifici che possono trovare una nuova vita. E 5. Il ruolo della cultura, non solo come elemento di attrattività, elemento per sé determinante, attrattività di nuove intelligenze, di nuove forze, ma anche, e torno quasi quasi al primo punto, chiudo un cerchio, anche come elemento identitario, perché diciamolo, sentirci cittadini metropolitani è quasi più difficile che sentirci cittadini europei, e voi sapete che cosa sto dicendo. Se questi sono i 5 valori, le 5 chiavi di lettura a quello che sentirete fra poco, lasciate anche che vi ricordi che con un'estrema ricorrenza sono venuti fuori dei fattori abilitanti, vorrei dire, delle condizioni trasversali che non possiamo dimenticare. 1. L'attenzione ai generi e alle generazioni. 2. La diffusione delle tecnologie digitali come strumento non solo di comunicazione ma anche di lavoro, di offerta di servizi. E 3. Una relazione più semplice e più aperta con le istituzioni pubbliche, istituzioni più semplici e più dialoganti, un diverso modo di governo. Cosa ci aspetta? Approvato questo atto politico che oggi presentiamo, da luglio comincerà il lavoro per la nuova pianificazione strategica. Non dimenticheremo il metodo del primo piano strategico, quello della partecipazione. Vogliamo che rispetto agli obiettivi che presentiamo oggi e che ci segnano i punti di arrivo nel medio e nel lungo periodo, vengano, siano accolti, ci vengano a parlare, ci vengano a raccontare le loro idee tutte le forze attive e importanti di questo territorio. Rivedremo i progetti in corso, ne scriveremo dei nuovi, cercheremo le sinergie e le collaborazioni più efficaci. Sotto il profilo istituzionale, naturalmente, lavoreremo con la Regione Emilia-Romagna, lavoreremo a vedere se ci sono leggi di settore che devono promettere, farci raggiungere, diciamo, un ruolo come quello che andiamo cercando. E allo stesso tempo, con le unioni dei comuni e con i comuni, discuteremo il riparto di competenze, chi deve fare che cosa, il riparto delle risorse. E poi, come giusto che sia, in tutti i processi di pianificazione strategica, da subito cominceremo un'azione di monitoraggio sulla attuazione dei progetti. Non esiste piano strategico che non si ponga da subito il problema di verificare quanto sta avendo successo, perché noi siamo anche disposti a cambiare, siamo disposti a riconoscere gli errori e siamo disposti a virare, come è giusto, delle istituzioni forti e autorevoli, non di quelle deboli. Quelle deboli negano l'errore, quelle forti lo correggono. Quindi, come vedete, perché Bologna metropolitana sia una grande città, c'è davvero tanto da fare e non c'è nessun'altra via che farlo insieme. Quindi spero che da oggi ognuno di voi, anzi, ognuno di quei famosi cittadini metropolitani che ancora non ci sono, senta la voglia, l'energia, vorrei dire il coraggio di prendere parte a questa costruzione e di assumersene personalmente la responsabilità. Grazie.